sorti della squadra, capendo la posizione del presidente, capendo soprattutto che quando si è gentiluomini come lui, e mi permetta come lo sono io, alla fine le soluzioni si trovano sempre. È veramente un gran sindaco. Marco Matteoni, presidente dell'Unione Sportiva Arezzo, ha incontrato sabato mattina a Palazzo Cavallo il sindaco Alessandro Ghinelli, seduti al tavolo anche Paolo Bertini ed alcuni imprenditori aretini. La cosa importante è che capissero la mia posizione, l'hanno capita, quindi vediamo di fare quadrato intorno all'Arezzo per proteggerlo e portarlo avanti. Ecco, proteggerlo anche attraverso una cordata di imprenditori aretini, insomma, è questa l'ipotesi attuale? Ma diciamo che a tutt'oggi gli imprenditori aretini, diciamo, vogliono partecipare come sponsor, però qualcuno non mi ha escluso la possibilità che entri nella compagine sociale. Tra i temi toccati ovviamente la scadenza del 27 dicembre, termine entro il quale i giocatori chiedono il pagamento del mese di ottobre. Io mi auguro che, come la città di Arezzo mi ha ben accolto, l'amministrazione, gli imprenditori, anche i ragazzi capiscano che sto facendo fronte a una situazione non mia, che però entro la fine dell'anno acquisirò come mia, e quindi mi diano il tempo di potermi muovere. Intanto la durissima settimana iniziata con la crisi societaria si è conclusa per gli Amaranto con la sconfitta ad Arzachena per 2-1. Beh, capitano le brutte giornate, però l'importante è che alla fine dell'anno la sommatoria tra brutte